Infatti si va a rubare con Infinity Sword. Vai, rubare. Prendi in mano il piede di porco. Via. Un paio di cose da dirti. Tu attrezzi X ladri, puoi comprare nuovi strumenti. A parte che tu sappia come usarlo, clicca sul forum ruba.lo. Sul retro c'è una recinzione in legno gareggiata facile da rompere. La vecchia TV vale $1. Chiave della porta nella scorta nel cassetto non c'è. Vabbè, se non c'è sta mai nessuno a casa, ma scusami, ma quale cazzo è il problema? Devo prendere la TV, ma non passarla al monte al ponte dei penny qua, al cazzo dei penny. Io mi parcheggio pure nel vialetto così. Che è, frate, residenziale. Allora, dici che c'è una rete danneggiata. A posti, sì. A casa non c'è sta nessuno, quindi a me onestamente me ne è fotta la minchia. E bocco così. Ti prende tegame, fra. Me? Ma questa la devi portare così. Io mi prendo la chiave così la prossima volta entro dall'ingresso. Sono pure 2 euro qua. Cucca. 5, 15 euro nella cassaforte. Televisione. Si può tirare? Si può tirare. Ma se non abita nessuno, ma scusami, ma che cazzo sta a fare il grimaldello per aprire? Ma che cazzo vuol dire? Ah, il cesto non li ho rotto, hai visto? Giusto. La televisione, eccola. Chi è? James Bond mi fa le seghe, mi fa. Allora, S più, va bene, abbiamo fatto un cazzo. Ma perché per una televisione che costa un euro me ne danno 60? E quindi mo che vado a rubare? I Carter. Le porte hanno una serratura vecchia e facile da forzare. $50 mi danno per rompere i piatti a questi coglioni. È una mina. Che serratura. Questo in cellano manca, c'è. Ah no, eccolo. Che è? Che fai, non rubi le tegliere? Non capisco perché nelle case in disuso ci sono i soldi dentro. Che cazzo è il barbone? Entra e li lascia. Ma che cazzo vuol dire? Ma i piatti? Ah, qui. Devi imparare il basso. Sono sicuro che hai abilità sufficienti ormai. Ok, quindi mo dove vado a fare in culo a casa? Allora, casa, no, banco dei cazzi. Io vado a vendere questa merda che ho preso. Impara ad aprire le serrature, a chi devo chiedere? Ma questo è un grimaldello semplice su attrezzi.lalti. Cioè, 70 euro costa il grimaldello? Ah no, questo. E che devo fare? Di ruota. Perché è a capocchia, scusami. Ma sulla base di cosa è più a destra, più a sinistra, scusami. Ma che cazzo devo fare, scusami? Ho un po' più delicato. Sei stato bravo. Vai a Greenview 111 intorno alle 19 e marca l'inquilino. Cioè, li devo pisciare addosso. Ti sgomma. Esco dalla macchina. Salgo sulla panchina. Marca 4. Ok, mo che li ho marcati, che faccio? Dormi in auto. Dormi un po' di meno. E mo? Non ci stanno. Vabbè, io entro. Ma che cazzo dici? Mettimi la TV dentro! Sì, dai, Dio porco! Ma che cazzo ha fatto? Wallbang! Ma come ha fatto? Cioè, vedi, ma non c'è nessuno, per esempio. Ma io non entro, perché se no lo prendo nel culo. Andiamo tipo alle 17, che tipo loro dovrebbero rientrare, se non sbaglio. Dice, ancora stanno nel giardino? Ma questo, ma non ce l'hanno neanche il giardino, questi coglioni. Scusa, ma ti pare? Ma non mo! Fuori dai coglioni! Non si può uscire, è un bunker! È un bunker questa cassa di merda! Allora, abbiamo capito, alle 17 ci sono in casa. Il punto è semplicemente capire come vederli. La Marco, la zoccola. E ho scoperto la routine dell'inquilino. Quindi mo so quando non ci sono. Non ci sono da mezzogiorno fino alle 2. Quindi io ti dirò, faccio così, faccio dormi in auto, facciamo le 11, con tranquillità, così possiamo anche studiare la situazione. In casa non ci sta nessuno. Qua mi avrebbero già sgamato, non ci sta nessuno, vai. Allora, abbiamo tempo fino alle 2 per rubare, no?
Poi sono le 10, ma io sono entrata alle 11. Che cazzo sta il fuso orario? Ok, il forno non si può aprire. Il ketchup non me lo posso fottere. Ci prendiamo sti 100 euro di merda che c'hanno qua dentro. Nei cassetti non c'hanno un cazzo. Mazz, che cazzo di merda. Qua abbiamo degli snitcher. Li vedi questi? Questi sono gli snitcher. Quindi io mi faccio un po' i cazzi miei. Tanto sono le 10.45. Non gli ho rotto il cesso, ma gli andiamo a rompere il cesso. Uscire prendendo le mani, così non è successo niente. Gli chiudo pure la porta. Riprendo la televisione e con nonchalance mi dirigo verso la macchina, perché la televisione è la mia e non mi devi cacare il coglione. Quindi io riprendo, stack, via, e si vola. Loro che cazzo ne sanno che non è casa mia? Certo, il bagagliaio si poteva chiudere. E si va a casa. Troppo troppo facile. La vogliono la televisione ancora o non la vogliono più? Niente televisione, allora si andrà a darla al coglione del banco dei pendi qua, no? Ma perché mi dice la storia ancora di andare intorno alle 19 di marcare, che l'ho già fatto? E andiamo a fare quello. Dice che non mi ha dato la storia nuova. Forse perché sono morto. Sorpasso incredibile. Nel frattempo ho dormito tipo 426 ore. Poi Trimone, non hanno refillato con due soldi questi bastardi. Oh, però hanno aggiustato il cesso. E io te lo rompo di nuovo, coglione. Mi rompur la penna, stasera si mangia a capocchia, si mangia. Ah, la televisione qua. Ah, eccola. Ottiamo di nuovo pure la televisione. Stasera non si vede, non si mangia. Non si fa un cazzo. Invia la scatola tramite il Back Bay. Scatola con contenuto sospetto, vendi. Ok. I lombardi pensano che il loro amico Greenview 101 abbia bisogno di una nuova finestra, ma il tizio ritiene che quella che ha sia a posto. Vai e dimostrali che si sbaglia. Perché devo spaccare la finestra? I lombardi sono pezzi di merda. Ho 112, si già. Ma che cazzo, neanche sai leggere. Vaffamonga mamma. Qualcuno di voi ha visto niente? Io non ho visto niente. Grimaldello livello 2, serve il grimaldello. Ma li ho comprati adesso. Grimaldello semplice. Ah no, è questo. 70 euro. Ah, devo andare tutto giù e poi premere? Ma non va ogni tanto. Qua è più forte. Rompi il cesso al 113. Al King dei cessi. Calmiamoci tutti. Dai, andatemi a fare in culo, ma proprio sulla casa mia. Beh, Trimoni. Quindi io devo capire questi coglioni dove vanno e che cosa fanno, no? C'è qualcuno in casa? Che cazzo, ho perso la macchina, ma non posso dormire in piedi, no? Mamma mia. Niki Lauda on the street. Quindi allora fammi vedere un attimo. Note. I power sappiamo che da mezzogiorno escono. Quindi voglio capire tipo dalle 9 se già se ne sono andati. Saranno in casa ancora? Oppure dici che se ne sono già andati? Frate, devo diventare il king del grimaldello. John, grazie mille per il sabro. Benvenuto, grazie mille. Grazie per la il convertimento. Ma tu hai 50 euro nel cassetto. Ehi, l'arma. Inventario pieno, tua madre puttana. Shh, con calma. Mi cacate i coglioni. Apri di grimaldelli, dio porco. Ma non posso aprire. Ma vaffangula mamma. Devo andare a rompere il cesso, fra. Ma devo tornare a casa a comprare. Ma è possibile, ma dai, ma che ladro di merda. Ma ci facciamo trovare impreparati così. 150 euro la chitarra. Ma stai scherzando? Compra 8000 grimaldelli. Si ritorna e si entra. Tanto non ci sta nessuno, abbiamo capito, no? E la chitarra di nuovo, bellissimo. E i vasi non valevano un cazzo, ma che li prendo. Soldi non li hanno rimessi, vedi? No? Inventario pieno, dai, ma che cazzo dici? Il cesso devo rompere. Perfetto.
Allora noi abbiamo l'inventario pieno, quindi mo non posso prendere niente. Però qua dentro vorrei ritornare a rubare. E no, non posso prendere un cazzo, vedi? Non è la stampante, spi. Di Cristo. Allora io vado. Coperto, perché cosa sto facendo? Sto partacene, non posso venire, che cazzo ne so. Sto facendo qualcosa di lost, niente, sono andato al Media World, non si può fare. O comprare roba. Violazione di domicilio, chi è? Chi è? Perché? Ma che cazzo ne sai tu che non è casa mia? Oi, vaffanculo a ma. Vabbè, il bambino, cazzo deve avere il bambino. Oh, l'hard disk, il bambino, c'hai porno questo. Oh, vaffanculo, tu lo gioca! Ehi, i soldi del bambino. Ah, 15 euro di paghetta. Non mangio per una settimana il bambino. Il mod, non gioca a Fortnite il bambino di merda. Te li levo tutti. Si vola. Puoi buttarla fuori per piacere. Cioè, li fotto pure i quadri, ma per par condicio. Giusto perché non ci vogliamo far mancare niente. Dai, tramonto, muoviti. Chi è? Oh! La madama bastarda! Ma tornerò! Ma tornerò!